torna lo spazio in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali. Fisi News. E oggi diamo il benvenuto a Robert Antonioli, atleta di sci alpino che è impegnato in questi giorni nei mondiali ad Andorra che si chiuderanno domani. Buongiorno Robert e benvenuto, grazie. Buongiorno a tutti. Eccoci qui, manca pochissimo alla fine dei mondiali. Che bilancio possiamo fare per te e per l'Italia? Sì, sono qui ad Andorra per i mondiali di sci alpinismo. Diciamo che 2 anni fa, almeno per me, stava andando molto meglio. Però diciamo che anche quest'anno l'Italia sta facendo delle belle cose e per il momento siamo ancora in testa al medagliere per nazioni e questo è molto bello. Oggi giornata di relax, siamo reduci da 3 giorni di gare e domani si concluderà il mondiale con l'ultima grande sfida che è la gara individuale. Portate alto il tricolore, Robert. Ecco, a proposito, una vigilia importante non solo per il nostro paese, anche per te personalmente. Gli avversari in generale comunque non mancano mai, ma nemmeno domani. Sì, sicuramente domani saranno tanti gli avversari da temere, soprattutto quelli che magari non hanno fatto nessuna gara e faranno solo la comparsa domani e sicuramente quelli saranno quelli più temibili da cercare di controllare di più, ma come tutte le gare tutti possono, soprattutto al mondiale tutti possono metterti i bastoni tra le ruote. Io cercherò di dare il massimo come sempre e spero proprio di riuscire a portarmi a casa un'altra medaglia oltre a quella della staffetta che siamo riusciti a guadagnarci l'oro con i miei compagni di squadra. Dai, noi incroceremo le dita per te e faremo il tifo. Staffetta, medaglia, staffetta, spirito di squadra. Sì, sicuramente secondo me nel nostro sport la staffetta è la gara che simboleggia un po' di più lo spirito di squadra, è anche la gara più difficile da gestire anche a livello mentale perché non corri solo per te ma corri per tutta la squadra e la paura di deludere i compagni di squadra è veramente alta e quindi è sempre difficile gestire la gara. La nostra fortuna è che il nostro team Italia ha tanti cavalli da schierare soprattutto in questa gara e questo anche quest'anno ci ha dato una grande mano e siamo riusciti a portarci a casa questa super medaglia. E dopo anche le altre gare sicuramente sono veramente complicate e ogni gara ha la sua storia e questo è veramente, tutte le gare sono veramente difficili da portare a casa. Sicuramente poi soprattutto al mondiale è ancora più complicato gestire la cosa perché tutti vogliono arrivare primi e nessuno mai vuole arrivare secondo e questo è veramente difficile. Esatto, questa è una grande massima, Robert. Allora, intanto insomma seguiremo come sempre su RTL 102.5 anche la finale dei mondiali. Intanto Robert Antonioli, atleta di sci alpino, grazie per essere stato con noi e un grande in bocca al lupo. Grazie mille altrettanto, buona giornata.